tanti turisti a Firenze domani il tradizionale scoppio del carro. Chiese e monumenti visitabili anche durante la pausa pranzo, torna Visiting Pistoia. Cameriere bengalese uccisa a Pisa, la famiglia chiede che il colpevole sia processato. A Prato l'ultimo saluto a Samuele Martini, il palanuotista morto nel sonno. Con un video i lavoratori della Lucchini chiedono aiuto al Papa. Per un futuro limpido. Quasi come non averle. Pensavo di dovermi abituare. E invece... Gli SMS, li vedo. Guardo la TV e intanto navigo sul tablet. Prima ne usavo due. Scendo e salgo le scale. Da vicino e da lontano, in ogni condizione. Chi prova le nuove lenti Varilux S ha una visione nitida a tutte le distanze per ogni direzione di sguardo. Grazie alla tecnologia Nanoptics, immagini definite, stabili, ampie, senza distorsioni. Una soluzione senza necessità di adattamento. Varilux S è una lente Essilor. Ragazzi, cosa vi do? D'acido gin tonic. Scusa, ma perché due succhi di frutta? La vita è una, non te la bere. Mi avevano chiamato un'altra volta, l'ennesimo colpo in città. Ormai non si parlava d'altro. Svuotato di nuovo. Un lavoro pulito e veloce. Dei veri professionisti. E come al solito, nessuna traccia. Tranne una. Edizione straordinaria! Beh, novità? Se ne sono andati col bottino. Ancora loro. E chi altri se no? Peppino d'Urgoni. Domenica sono stata con la mamma da Melanie Shop. Da quando sono piccola la mamma i vestiti me li ha sempre comprati lì. Hanno tutto quello che piace a me, oltre ai vestiti da cerimonia e intimo per tutti. La mamma dice che è contenta di andare da Melanie Shop, anche perché lei, con la scusa di comprare vestiti per me, trova anche la biancheria per tutta la casa, lenzuola, tovaglie e tante trapunte, e tutto per la mia cameretta. E per il mio fratellino abbiamo messo la lista corredino, perché la mamma dice che così i nostri amici e parenti sanno cosa regalargli di utile per le occasioni importanti. E poi quando arriviamo alla cassa la mamma fa un grande sorriso perché le fanno anche lo sconto con la sua tesserina. Melanie Shop, tutto lo shopping che vuoi. Visitateci, siamo sempre aperti la domenica. Ci troviamo nella zona commerciale di Super Olmi Quarrata Pistoia. Buonasera a tutti dal telegiornale di Toscana TV, tanti turisti stranieri a Firenze per questa Pasqua che i fiorentini passeranno in famiglia. Chiara Valentini.
Gli alberghi fiorentini sono pieni di stranieri, ma non è tutto esaurito, soprattutto americani seguiti da francesi e spagnoli. Gli italiani invece rimangono a casa anche a pranzo, almeno secondo l'indagine del centro studi di FIPE Confcommercio, secondo il quale i ristoratori sono pessimisti rispetto a questi giorni pasquali. Soltanto il 13,9% si aspetta un miglioramento dei risultati per la propria attività rispetto allo scorso anno. I fiorentini, almeno quelli che abbiamo incontrato nei mercati a fare acquisti per il pranzo di domani, rimarranno a casa, non tanto per la crisi quanto per la famiglia. E nonostante le campagne degli animalisti in questi giorni, sia sui social network che con manifesti nelle città, pare che vinca la tradizione. Questa Pasqua la passa a casa o fuori? Casa. Perché? Perché sono in famiglia, la faccio a casa. Non per la crisi? Anche, ma insomma, principalmente per stare in famiglia. Sta facendo acquisti per il pranzo pasquale oggi? Sì, sì. Sarà tradizionale o alternativo? Ma io sono fuori casa, quindi sono della suocera, allora... Tradizionale? Tradizionale, sicuramente. A casa o fuori questa Pasqua? Casa, a casa. Perché? Perché siamo tutti parenti riuniti, siamo in decina. Scusi, com'è questa Pasqua? Comprano le cose tradizionali o diventa alternativa? No, lo compro le cose tradizionali. Agnello. Anche. Oggi punto anche il finito. Sì, sì, a casa, con perché? La famiglia. Perché siamo abituati così, andiamo in giretto in campagna. Sta facendo acquisti per il pranzo? Sì, sì. Sarà sì, tradizionale sì, o alternativo? Tradizionalissimo, però con il pesce. Allora è un po' alternativo. È un po' alternativo, grazie. Auguri. Arrivederci. E per questa Pasqua e Pasquetta, tante le iniziative in Toscana, all'insegna della tradizione e della cultura, e domani a Firenze torna lo scoppio del carro. Vediamo. Se il tempo non è certo bello, le iniziative culturali e legate alla tradizione per questo ponte di Pasqua non mancano. Domani a Firenze il momento clou è lo scoppio del carro, appuntamento con il brindellone alle 11 davanti al Duomo. A San Casciano Val di Pesa torna l'antica tradizione floreale e religiosa del sepolcro delle Vecce. Per quanto riguarda i musei, apertura straordinaria per quelli statali, dagli Uffizi alla Certosa di Calci, dal Museo Napoleonico a Portoferraio alle aree archeologiche di Vetulonia e Roselle, dalla Villa Medicea di Poggio a Caiano al Museo di Casa Vasari ad Arezzo. Nel capoluogo toscano ha aperto fino a mezzanotte il Museo di Palazzo Vecchio, compreso il camminamento di ronda e visitabile anche il chiostro grande del complesso di Santa Maria Novella, che dal 1920 ospita la scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri. Visitabili a Pasqua e Pasquetta, sempre a Firenze, la mostra Jackson Pollock, la figura della furia, e quella su Pontormo e Rosso Fiorentino, Divergenti vie della maniera, Palazzo Strozzi. Parliamo ancora di musei e chiese, torna Visiting Pistoia, quest'anno viene proposta fino a dicembre. Patrizia Ceccarelli. Dopo il successo registrato nel 2013 torna anche quest'anno Visiting Pistoia, l'iniziativa promossa dal Consorzio Turistico Città di Pistoia, Confcommercio e Amministrazione Comunale, che consentirà a partire dal weekend di Pasqua l'apertura straordinaria e continuata di chiese e monumenti nel centro storico di Pistoia. Pistoia deve diventare una destinazione turistica a tutti gli effetti, quindi per essere tale e per essere accogliente per i turisti deve essere aperta, deve essere fruibile. E quindi il Visiting Pistoia per il secondo anno consecutivo tende a rendere accessibili le chiese, i monumenti, in modo tale che il turista che arriva in tutti gli orari in città possa trovare disponibili questi spazi. La prima edizione dell'iniziativa, che ha caratterizzato il periodo estivo 2013, ha visto oltre 20.000 utenti usufruire del servizio nei mesi di luglio e agosto scorsi, con una media di oltre 400 persone al giorno in visita nei monumenti, grazie all'apertura durante la pausa pranzo. Abbiamo sperimentato, diciamo così, nel 2013 questa iniziativa, i risultati sono stati oltre 20.000 frequentatori che ci hanno indotto anche questa volta a rimettere tutti i soggetti insieme, cioè le istituzioni, dal Comune di Pistoia, il Consorzio Turistico della Città, la Camera di Commercio, i ragazzi delle scuole, i volontari che ci danno una mano, e la Confcommercio e poi anche lo sponsor che è la Cassa di Risparmio di Pistoia della Lucchesia, per dare questo servizio. E ora la cronaca: la famiglia del cameriere bengalese ucciso a Pisa chiede che il colpevole sia processato. Queste e le altre notizie della nostra regione, vediamo.
Si è rifugiato in Tunisia anche il 16enne denunciato per favoreggiamento personale e parente del ragazzo di 27 anni accusato di aver ucciso il cameriere bengalese Zakir Hossain, morto per un pugno sferratogli durante un'aggressione senza motivo in pieno centro a Pisa domenica notte. Il giovane è partito martedì scorso da Malpensa con un volo diretto a Tunisi quando si era già diffusa la notizia che l'uomo era morto. L'auspicio della famiglia di Zakir Hossain, composta dalla giovane vedova e dai tre figli, è che sia assicurata la giustizia l'autore dell'omicidio affinché sia processato e risponda dell'atroce delitto di cui si è macchiato. La prima ipotesi è che fosse morta dopo essere caduta in casa. In realtà la donna, 71 anni, residente a Rosina, nella provincia di Arezzo, deceduta il 5 aprile scorso, sarebbe stata uccisa da una pallottola vagante. Due gli indagati per omicidio volontario sono due fratelli vicini di casa dell'anziano, uno dei quali avrebbe ammesso che mentre puliva una pistola gli sarebbe partito accidentalmente un colpo. La relazione congiunta del reparto crimini violenti del ROS e dei carabinieri del nucleo investigativo di Pisa, depositata giovedì scorso in procura nel giorno della scadenza dei termini delle indagini, ha demolito l'alibi di Antonio Logli, il marito di Roberta Ragusa, la donna scomparsa la notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 dalla sua casa di Gello di San Giuliano Terme, nella provincia di Pisa. Logli è accusato di omicidio e occultamento di cadavere. L'impianto accusatorio ricostruito dai carabinieri, illustrato in 50 pagine, avrebbe sostanzialmente convinto la procura almeno a chiedere il rinvio a giudizio dell'indagato. Ed è morta la ragazza di 22 anni rimasta vittima di un incidente stradale stamani verso le 7 sulla strada che da Pisa raggiunge il litorale. Alessandra Palla ha subito un nuovo arresto cardiocircolatorio mentre si trovava ricoverata in rianimazione e a niente sono valsi i tentativi di rianimarla fatti dal personale medico infermieristico dell'ospedale. Già subito dopo lo scontro violento tra l'auto sulla quale la vittima viaggiava e condotto da un ventenne ricoverato in gravi condizioni, un'altra auto, la giovane aveva subito un arresto cardiocircolatorio. Il personale del 118 aveva dovuto rianimarla in strada prima di trasferirla in ospedale. La dinamica dell'incidente stradale è al vaglio dei vigili urbani di Pisa. E chiesa stracolma a Prato per l'ultimo saluto a Samuele Martini, il palanuotista 25enne morto nel sonno per un malore di natura cardiaca. Eleonora Barbieri. Un lungo applauso accompagnato l'uscita dalla chiesa della risurrezione del feretro di Samuele Martini, il pallanuotista di appena 25 anni, morto nel sonno la notte tra mercoledì e giovedì, stroncato da un malore al cuore. Tantissimi giovani presenti ai funerali, a partire dai compagni di squadra della NGM Firenze, la squadra di Serie C dove Samuele militava da questa stagione, dopo essere cresciuto nella futura di Prato. Sono stati proprio i ragazzi della squadra a portare a spalle la bara, sulla quale è stata messa la cuffia indossata da Samuele, che amava la pallanuoto al punto da impegnarsi anche come allenatore nelle formazioni giovanili. In chiesa poi erano presenti al gran completo tutti gli atleti della futura nuoto, sia maschile sia femminile, e anche i cugini dell'Azzurra, contro i quali per un beffardo scherzo del destino Samuele ha giocato la sua ultima partita segnando anche due gol. In prima fila i genitori, il fratello del giovane e la fidanzata, circondati dall'affetto di parenti, amici, ma anche di tanta gente comune colpita da questa tragedia. Al termine dell'omelia del parroco Don Aldo Mauri, grande commozione quando Giacomo, il fratello di Samuele, ha letto una lettera indirizzata al giovane scomparso. Lassù hanno bisogno di te, di uno con le doti di forte combattente. Dallassù questo mondo pieno di odio può essere migliorato e allora aiutaci a essere come te. Grazie per questi anni insieme, grazie fratello maggiore. All'uscita dalla chiesa gli amici hanno voluto salutare il feretro con dei fumogeni con i colori della NGM e dell'Azzurra. Fuori anche tre striscioni appesi al cancello della chiesa. I lavoratori della Lucchini di Piombino con un video chiedono aiuto e conforto a Papa Francesco. Vediamo. Francesco, qui siamo alla fine, fai qualcosa. È quanto dice in un video di cui oggi è stata diffusa un'anticipazione uno degli operai della Lucchini di Piombino. Il video, curato da Klaus Davi e dalla CGL Toscana, sarà consegnato al Papa, ma anche a tutti i deputati, senatori, nonché alla Presidente della Camera, Laura Boldrini. Nel video alcuni operai dell'acciaieria di Piombino si appellano al Santo Padre affinché salvi dalla morte la loro impresa. Si parte da Paolo Tempini che supplica, gradirei, vorrei, pregherei che il Papa intercedesse per le acciaierie.
Poi c'è anche Andrea Galli che chiede a Papa Francesco di prendersi a cuore la vicenda. Siamo disperati, non c'è persona migliore. Dario Gianneschi afferma: Francesco, qui siamo alla fine di un percorso, e chiede al Pontefice di prendere in mano la situazione e coinvolgere tutte le parti politiche. Giuseppe Garito chiede a Bergoglio di pregare anche per noi, perché saremo i nuovi poveri del futuro, saremo i disperati. Poi Salvatore, che ammette che una parola di conforto da lui sarebbe importante per tutti. E si chiude con Francesco Masangui, che auspica una preghiera per una zona che rischia di morire e 4.500 persone che rischiano di essere mandate a casa, una bella fetta di patrimonio culturale e lavorativo che se ne va. Intanto un operaio di 54 anni, Paolo Francini, ha annunciato oggi in una lettera inviata alla stampa uno sciopero della fame per 2 giorni davanti ai cancelli dello stabilimento per chiedere un intervento diretto del governo per mantenere in vita l'altoforno. Dalla metà della prossima settimana, mercoledì o giovedì, esaurito il minerale, l'altoforno cesserà di colare e sarà caricato in bianco fino alla sua fermata definitiva, che avverrà tra 20 o 30 giorni. Io ho 54 anni, dal 1980 lavoro in quello stabilimento, adesso non me la sento proprio di trascorrere il periodo di Pasqua a casa, tra colombe e scampagnate, come se nulla stesse accadendo, scrive nella lettera Francini. Ho deciso quindi di trascorrere questi giorni davanti alla portineria della Lucchini. Ora un'ampia pagina dedicata alle prossime elezioni amministrative europee, sabato elettorale per i candidati sindaco del PD Dario Nardella e di Forza Italia Marco Stella. Vediamo. Sabato elettorale per Dario Nardella del PD e Marco Stella Forza Italia. Il primo lo abbiamo incontrato nella sede dell'associazione Nosotras. Progetti sostenuti dal comune, basati sulla mediazione sociale, sul supporto culturale alle donne e a tanti immigrati. L'impegno non solo è confermato, ma aumenterà anche nei prossimi mesi. In giornata anche l'incontro con Stefano Boeri, architetto e urbanista, ex assessore alla cultura di Milano, prima che Pisapia lo allontanasse per divergenze politiche. Ho chiesto a Stefano, che è un amico, è uno degli intellettuali, architetti più noti in Italia e anche più attento ai temi delle periferie, di darmi una mano, di dare una mano a Firenze. Vogliamo fare di più nelle periferie e nei quartieri. E sulla possibilità di un posto in giunta per Boeri? No, questo penso che sia un tema che non è all'ordine del giorno. Penso che bisogna fare una cosa alla volta. Intanto bisogna concentrarsi su questa campagna elettorale. Marco Stella invece si è mosso nei mercati del centro, Sant'Ambrogio e prima Piazza dei Ciompi. E abbiamo trovato tanto malcontento per questa amministrazione, ma tanto entusiasmo sulla mia candidatura, sul nostro progetto politico. Fra l'altro stamani mattina siamo stati in Piazza dei Ciompi a dimostrare ai commercianti, alle 24 attività che sono rimaste lì, che quello che gli è arrivato, cioè una lettera per demolire le proprie attività, è una vera follia da parte di questa amministrazione. Se io vincerò le elezioni, il mercato dei Ciompi sarà non solo riqualificato e ristrutturato, lo faremo a spese del Comune di Firenze, io stanzierò nel bilancio del Comune 650.000 euro che prenderemo per rifare quel mercato, perché Firenze ha bisogno del mercato delle pulci, di un mercato dell'antiquariato vero come quello lì. Fra l'altro noi abbiamo creato e creeremo una filiera dell'antiquariato nella città di Firenze. E il mercato di Sant'Ambrogio, le richieste sono quelle di più sicurezza, meno degrado, di un controllo maggiore da parte delle forze dell'ordine su quelli che sono gli abusivi su questo mercato. Ecco, le richieste dei cittadini sono quelle che sono contenute nel nostro programma. E alla presidente di Nosotras, che è un'associazione interculturale di donne, abbiamo chiesto quali sono le richieste proprio ai candidati delle prossime elezioni amministrative a Firenze. Vediamo. È quello di portare avanti una politica femminile, salvaguardare le famiglie in generale, non solo famiglie immigrate. In special modo noi che ci occupiamo sulla politica delle donne immigrate è quella di un pochino prevedere una capacità di progetti durati dell'empowerment, quindi la nostra specialità è quella di sostegno all'autonomia, perché a casa spesso non torniamo e con rientro diventa sempre più difficile, quella di salvaguardare i nostri figli di seconda generazione, quindi preparare anche una capacità di intervento come non abbandono scolastico, in quanto può essere anche quelle di un inserimento affettivo. L'altro punto che noi chiederemo fortemente all'amministrazione comunale è quello di sostenerci ancora il nostro punto di vista del lettura di integrazione. Integrazione noi pensiamo che sia doppio senso, ecco, che i migrati si integrano una volta che hanno preso permesso di soggiorno, una volta che sono regolari, hanno la residenza. Chiediamo fortemente
importante che anche l'amministrazione locale e associazionismo e anche con il pubblico impiego si aprino alla legalità, va benissimo, però noi dobbiamo lavorare anche su questione della legalità a 360 gradi, non solo che si aspetta dalla legalità i migrati devono rispettare regole, diritti e doveri, però e noi siamo quello, rivendichiamo prima i diritti e poi assolutamente indispensabile il discorso dei doveri, il nostro dovere. Gianna Scatizzi, candidata sindaco a Firenze per il nuovo centrodestra e UDC, ha presentato proprio la lista per le prossime elezioni comunali. Vediamo. 36 candidati, un po' più gli uomini delle donne, un po' di tutte le età, dagli studenti al pensionato di 80 anni, un po' di tutte le professioni, operai, impiegati, medici, provenienti un po' da tutti i quartieri di Firenze, un po' di stranieri, tra cui una cittadina rumena e una albanese. È la lista di Gianna Scatizzi, candidata sindaco di Firenze per Nuovo Centrodestra e UDC. Agli estremi della lista due consiglieri uscenti, l'avvocato Stefano Bertini, ex PDL, ex FLI, e Emanuele Roselli. Una lista fatta di persone che amano Firenze, una lista di persone che la vogliono cambiare questa Firenze. Quanta politica c'è nella lista? Ma devo dire molto poca, c'è importante anche questo aspetto politico, però poi le persone che sono dentro non sono arrivate dalla politica ma arrivano proprio con il voler fare per la città. Una Firenze vivibile, pulita, sicura, che renda lavoro, che attragga capitali e che faccia tornare i cittadini a vivere nel centro storico. È questa la visione su cui si muovono Scatizzi e la sua lista. Sarà una campagna comunque che parte dall'ascolto della gente, una promessa che possiamo fare sicuramente è che se saremo noi amministratori della città, questo ascolto e questa collaborazione rimarrà costante per tutti i 5 anni. Quanto al risultato? Allora, noi puntiamo alla vincita finale, quindi a passare dal ballottaggio però per poi vincere. La capolista del PD alle europee per la circoscrizione dell'Italia centrale, Bonafè, oggi era a Pistoia e ha detto il PD per l'Europa non è un cimitero degli elefanti. Vediamo. In occasione dell'avvio della campagna elettorale per le amministrative e le europee 2014, oggi a Pistoia e ad Agliana ha fatto tappa la deputata del PD Simona Bonafè, capolista alle europee per la circoscrizione dell'Italia centrale. Siamo a Pistoia, la città di Ansaldo Breda che vive grandi incertezze. Lei che posizione ha su questa vicenda? Essendo candidata alle europee, penso che la cosa più importante sia quella di riportare al centro delle politiche europee le politiche per il lavoro e le politiche industriali, cioè noi l'Europa così com'è è un'Europa che non può andare avanti, oggi l'Europa non può essere solo quella del rigore o quella del limite del 3%, non può essere solo quella della Merkel, tanto per essere chiari. Lei ha ricordato prima nella conferenza stampa c'è un cambio di passo per quanto riguarda il PD anche per l'Europa. Beh sì, il Partito Democratico ha lanciato una grande sfida e che è quella di dire che l'Europa ci interessa, che l'Europa non è il cimitero degli elefanti, ma in Europa ci mandiamo una nuova classe dirigente, anche perché il 60% delle politiche italiane sono politiche di derivazione europea. A Pistoia, oltre alla Bonafè, anche Nicola Danti, anche lui candidato del PD alle prossime europee. E l'Europa è l'unica prospettiva che noi possiamo mantenere, anche se è un'Europa che dobbiamo cambiare profondamente. Io penso a tutti i vincoli che l'Europa sta dando, soprattutto alle amministrazioni locali, penso alle risorse che sono indisponibili, non utilizzabili dai comuni per fare investimenti nelle scuole, nella viabilità, nelle infrastrutture e che sono vincolati da questo patto di stabilità che non permette ai comuni di spendere, nemmeno allo Stato, che poi il patto di stabilità interno riguarda tutte le amministrazioni. Chiudiamo questa pagina con Paolo Manneschi, candidato per la Repubblica Fiorentina. Scopriamo insieme chi è Paolo Manneschi. Dipendente di Palazzo Vecchio, istruttore di judo, ha partecipato anche alle Olimpiadi, anche Paolo Manneschi si candida a sindaco di Firenze con la sua Repubblica Fiorentina, lista civica che parte dal centro ma non vuole essere né di destra né di sinistra perché dice i problemi non hanno colore politico. Infatti il nostro programma
prevede un accordo con le scuole in modo da poter portare ogni tipo di sport, far conoscere a tutti i ragazzi lo sport e così avere la possibilità di scegliere. E gli altri punti sono quelli di aiutare sicuramente le famiglie e le persone che sono in difficoltà. E purtroppo lo Stato, così come i comuni, con le varie tasse, specialmente a livello anche di attività, sono molto penalizzate. Noi abbiamo pensato di poter istituire all'interno di Palazzo Vecchio degli uffici apposta per risolvere questi tipi di problemi e quindi riuscire a riportare a Firenze anche molte risorse europee che ci sono, ricordo che ne utilizziamo veramente poche. Il nome Repubblica Fiorentina nasce da un gruppo di tifosi viola, molti dei quali in lista. Una lista fatta soprattutto da imprenditori e liberi professionisti, scontenti di come sono state gestite le cose finora. Una donna capolista. Si chiama Cristina Ferri, è un'imprenditrice, anche lei nel suo piccolo ha un negozio, e anche lei è scontenta di quello che sta accadendo a Firenze. Prima di chiudere vi dico come sarà il tempo domani: sarà parzialmente nuvoloso, le temperature e le minime sono in lieve calo, mentre le massime in aumento. Con il telegiornale mi fermo qui, ci rivediamo tra poco con il TG Prato. Grazie per averci seguito. Il futuro del nostro pianeta è nelle mani dei giovani. Sensibilizzarli al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile è nostro dovere. Insegnare loro come si può produrre energia senza inquinare e senza sprecare le preziose risorse che la natura ci offre è il nostro obiettivo. Investire sui giovani significa investire sul nostro futuro. Energicamente, a scuola di energia con Extra, un'iniziativa per le scuole in collaborazione con Lega Ambiente e Giunti Progetti Educativi. Per info, energicamenteonline.it. Per un lavoro a diretto contatto con la natura, dopo la scuola media, scegli l'Istituto Professionale Barone De Franceschi, a Pistoia, via Dalmazia 221. La scuola è dotata di un convitto con personale qualificato per l'assistenza allo studio. L'istituto ha la mensa ed assistenza medico-infermieristica. Le camere del convitto sono servite di internet. Per la tua formazione troverai ricerca, tecnologia e innovazione di processo e di prodotto per un'agricoltura sostenibile. Per informazioni telefona allo 0573 402555 oppure manda una mail a ptra01008@istruzione.it. Vados Mare, la tua vacanza in Sardegna. In località Vados, in una cornice di suggestivi panorami, a 300 metri da un comprensorio che offre 4 km di sabbia bianca e finissima, si trova il residence Vados Mare. Luogo ideale per coloro che vogliono trascorrere una vacanza all'insegna del relax e della tranquillità, senza rinunciare ai piaceri delle serate in Costa Smeralda, distante solo pochi chilometri. Residence Vados Mare. Per informazioni e prenotazioni www.vadosmare.it. Mi avevano chiamato un'altra volta, l'ennesimo colpo in città. Ormai non si parlava d'altro. Svuotato di nuovo. Un lavoro pulito e veloce, dei veri professionisti. E come al solito, nessuna traccia. Edizione straordinaria. Beh, novità? Se ne sono andati col bottino. Ancora loro. E chi altri se no? Peppino Durgoni. Aliante Catering ed Eventi realizza matrimoni, business, cerimonie, ricevimenti e ogni vostra occasione speciale. La ditta Aliante cura ogni evento dall'inizio alla fine. Catering e banqueting, pasticceria, organizzazione, ricerca della location, allestimenti e scenografie. Realizziamo in proprio ogni piatto, ogni dolce, ogni composizione. Nei nostri laboratori prende forma il vostro sogno. Vi aspettiamo nella nostra nuova sede in via Tarantelli 31 a Sesto Fiorentino per costruire insieme a voi
voi il vostro progetto in ogni dettaglio. Aliante Catering ed Eventi, dove la tradizione artigianale diventa arte. Sera dal TG di Prato, centinaia di persone alla resurrezione, ai funerali del pallanuotista 25enne morto nel sonno per un malore di natura cardiaca. I compagni di squadra hanno portato a spalla il feretro sul quale era appoggiata la cuffia del giocatore Eleonora Barbieri. Un lungo applauso ha accompagnato l'uscita dalla chiesa della risurrezione del feretro di Samuele Martini, il pallanuotista di appena 25 anni, morto nel sonno la notte tra mercoledì e giovedì, stroncato da un malore al cuore. Tantissimi giovani presenti ai funerali, a partire dai compagni di squadra della NGM Firenze, la squadra di Serie C dove Samuele militava da questa stagione, dopo essere cresciuto nella Futura di Prato. Sono stati proprio i ragazzi della squadra a portare a spalle la bara, sulla quale è stata messa la cuffia indossata da Samuele, che amava la pallanuoto, al punto da impegnarsi anche come allenatore nelle formazioni giovanili. In chiesa poi erano presenti al gran completo tutti gli atleti della Futura Nuoto, sia maschile sia femminile, e anche i cugini dell'Azzurra, contro i quali, per un beffardo scherzo del destino, Samuele ha giocato la sua ultima partita segnando anche due gol. In prima fila i genitori, il fratello del giovane e la fidanzata, circondati dall'affetto di parenti, amici, ma anche di tanta gente comune colpita da questa tragedia. Al termine dell'omelia del parroco Don Aldo Mauri, grande commozione quando Giacomo, il fratello di Samuele, ha letto una lettera indirizzata al giovane scomparso. Lassù hanno bisogno di te, di uno con le doti di forte combattente. Dallassù questo mondo pieno di odio può essere migliorato, e allora aiutaci a essere come te. Grazie per questi anni insieme, grazie fratello maggiore. All'uscita dalla chiesa gli amici hanno voluto salutare il feretro con dei fumogeni con i colori della NGM e dell'Azzurra. Fuori anche tre striscioni appesi al cancello della chiesa. Ha fruttato quasi 30.000 euro la rapina messa a segno stamani all'ufficio postale di San Giorgio a Colonica, ad agire due banditi armati. Rapina all'ufficio postale di San Giorgio a Colonica stamani, a pochi minuti dalla chiusura. I banditi sono riusciti a portare via ben 30.000 euro, un bottino molto più alto della media. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 12.30. Sul posto sono intervenute le volanti della questura, la scientifica e la sezione antirapina della squadra mobile, che si avvarrà anche delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza per individuare i banditi. Ad agire sono stati due uomini che avevano il volto travisato ed erano armati con una pistola. Non è ancora chiaro se fosse un'arma vera oppure una riproduzione. I banditi, dopo aver minacciato le impiegate, si sono fatti consegnare soldi presenti nelle casse e sono poi fuggiti. Il bottino è ingente, si parla di circa 30.000 euro. L'ufficio di San Giorgio chiude alle 12.45. Quando è avvenuta la rapina non ci sarebbero stati clienti all'interno, ma solo le due impiegate. L'ultimo colpo, prima di quello messo a segno oggi, risale a luglio scorso. Controlli interforze ieri sera in una confezione a Paperino, quartiere a sud di Prato. Sono state riscontrate numerose violazioni che hanno portato la polizia municipale al sequestro di un capannone di circa 200 metri quadrati. All'interno è stata rilevata la presenza di strutture in cartongesso, suddivise in 7 dormitori e un'ampia area refettorio dispensa. La cucina invece era installata nel piccolissimo antibagno contiguo al servizio igienico. Pessime le condizioni igieniche e sanitarie sia del luogo di lavoro che di quelle impropriamente utilizzate come residenza, con muffa e umidità alle pareti. Riscontrate inoltre la presenza di sporcizia e peluria sui pavimenti, attrezzature e macchinari. Questi ultimi sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. Sigilli anche all'immobile per gli abusi riscontrati e la grave mancanza di sicurezza nei luoghi di lavoro accertata dal personale della ASL. Gli ispettori del lavoro hanno invece accertato la mancanza di regolari contratti per tutti i lavoratori presenti, tra cui una persona priva dei documenti di soggiorno risultata clandestina a seguito dei controlli eseguiti da parte dei carabinieri. L'attività imprenditoriale della ditta di confezione di abbigliamento, gestita da cittadini cinesi, è stata sospesa e verrà proceduto nei confronti della titolare per il recupero dei contributi non versati e per lo sfruttamento della manodopera non regolare. Il Movimento 5 Stelle lancia una campagna d'ascolto nei quartieri di Prato, 24 nomi in lista per le comunali di maggio. Dopo le polemiche esce Vincenzo Del Mondo, marito della candidata sindaco Verdolini. Il servizio.
Nessun dibattito televisivo, ma un confronto aperto con i cittadini nelle principali piazze di Prato. Il Movimento 5 Stelle lancia Riprendiamoci Prato Tour, un'iniziativa itinerante che vedrà protagonista la candidata sindaco Mariangela Verdolini e i candidati consiglieri per ascoltare le persone, raccontarsi e confrontarsi. Il 26 aprile gli attivisti a 5 Stelle saranno a San Paolo, ai giardini di Via dell'Alberaccio. Si prosegue il pomeriggio del 3 maggio al Soccorso, il 10 maggio al Macrolotto Zero e a Santa Lucia, domenica 11 maggio ai giardini di Via Ferraris alle Badie, il 17 maggio in Viale della Repubblica, il 18 alle Cascine di Tavola e il 23 maggio dalle 21 alle 23 in Piazza del Comune. Andremo in tutte le piazze della città di Prato, abbracciando tutte le zone della nostra città, a parlare con i cittadini delle varie problematiche, delle varie tematiche che dovremo affrontare durante i 5 anni di amministrazione. Ci confronteremo con loro, saremo aperti a tutte le domande che ci vorranno fare per dargli delle risposte, per parlare del nostro programma e di quello che abbiamo intenzione di fare. Stasera l'onorevole Bonafede inaugurerà la sede del Comitato Elettorale del Movimento 5 Stelle in Via Verdi 17 e darà la propria benedizione alla lista che vede al primo posto Gabriele Capasso, 32 anni, tecnico informatico. Rispetto alle polemiche per la presenza di più nuclei familiari all'interno del gruppo, c'è stato solo un cambiamento. È uscito il marito della candidata sindaco Mariangela Verdolini. Diciamo polemica da parte dei cittadini, dato che noi diamo importanza a loro, abbiamo deciso ha deciso di escludersi da questa lista, anche se continua a partecipare attivamente al nostro gruppo come attivista. E stasera alle 22.30 la veglia pasquale in Duomo e alla mezzanotte suoneranno tutte le campane. Domani il vescovo Franco Agostinelli prosegue la consuetudine iniziata da Monsignor Simoni celebrando la prima messa della domenica al carcere della Dogaia, mentre alle 10.30 in Duomo la solenne messa del mattino, nel pomeriggio alle 17.30 canto dei Vespri Solenni, al termine ostensione del sacro cingolo. Ascoltiamo ora proprio il messaggio di Pasqua del vescovo Agostinelli. Un messaggio di speranza, perché la Pasqua non potrebbe essere che così, di speranza che in Gesù Cristo per noi si fa certezza, perché il Signore Gesù è partito dalla vita e la vita comporta le contraddizioni, le fatiche, i problemi, le disavventure, i disagi, talvolta le tragedie, però questa è la vita, il Signore ci prende sul serio e quindi prende sul serio la nostra vita per poter dare una parola di riscatto certo a questa che è la nostra esistenza. Certo c'è un cammino da fare, indubbiamente, il cammino appunto dell'esistenza, il cammino che passa attraverso i problemi di tutti i giorni, però io credo che non perdiamo di vista quella che è la meta, allora non uccideremo la speranza, che altrimenti rischierebbe di venir meno e quindi di interrompere un impegno che deve caratterizzarci, che deve sempre accompagnarci. La Pasqua è veramente un grande segno di speranza per tutti noi. 45 esilaranti storie per scoprire cosa succede a bordo di un taxi. A scriverle e a raccoglierle è un testimone diretto, Domenico D'Amico, tassista, pensate, da 25 anni a Prato. 100 pagine ricche di aneddoti, esilaranti racconti, spunti di riflessione e persino momenti di paura, tutte storie di vita vissuta dentro un taxi. A scriverle è un testimone diretto, Domenico D'Amico, 55 anni, di cui gli ultimi 25 trascorsi alla guida di un taxi a Prato. 45 storie vere che segnano il suo debutto letterario. Una passione innata, scoperta per caso da un'esperta del settore che a bordo del taxi ha letto gli slogan pubblicitari che D'Amico aveva scritto per promuovere la propria attività e quella della cooperativa a cui appartiene. Sì, è la prima esperienza letteraria che faccio quest'anno e spero che possa far divertire tutta la gente di Prato e forse d'Italia meglio, anche perché penso che un libro in questa maniera deve imparare la gente quella che è la vita dei tassisti, un duro mestiere che bisogna portare in fondo, forse con l'orgoglio di fare un mestiere che piace, anche perché se non piace un mestiere così rende la vita molto difficile portarla avanti, e spero di far divertire la gente con quello che racconto. Guarda, secondo me è l'unico lavoro che potrei fare nella vita e penso anche se fossi miliardario farei solo questo lavoro, anche se adesso purtroppo i momenti sono quelli che sono, però penso che non c'è un lavoro uguale a questo. Il risultato è Una vita su un taxi di Edizioni Creativa, in vendita in tutte le librerie di Prato. Un piccolo spaccato di umanità scritto con spontaneità e allegria.
tristi casi di aggressione ai colleghi, clienti trans, crudi casi di cronaca con tanto di marito con il fucile puntato alla testa della moglie, suicidi sventati, politici di fama, fatine e anche clienti accompagnate dall'uomo invisibile. Un libro da leggere tutto d'un fiato per scoprire cosa accade davvero dentro un taxi. La cosa che mi fa più impazzire sono le storie delle persone anziane, anche perché li adoro le persone anziane, sono persone umane e ci insegnano un attimino a vivere a tutti quanti. I segni di Viani, una mostra nello spazio Valentini a Prato dedicata all'artista di Viareggio Lorenzo Viani, opere grafiche di collezioni private pratesi fino al 25 maggio. Goffredo Gori. I disegni di Viani in mostra nello spazio Valentini a Prato sono i disegni che provengono da collezioni private. Trasuda una umanità, una quotidianità, una galleria di personaggi, quei personaggi rassegnati, tipici di Viani, ma c'è la complicità dell'artista con questa umanità sconfitta. Viani ha messo in collegamento due grandi secoli, l'Ottocento e il Novecento, e lo ha fatto con quella sensibilità fortissima che aveva lui verso le categorie più meno abbienti, le categorie umili, che in quel momento erano la maggioranza. Cioè lui che vive il Viareggio dei pescatori, il Viareggio della povera gente, si immedesima in queste persone, e infatti la sua collezione di schizzi, di quadri, di oli, di ritratti, di carboncini sono questo mondo disperato, per cui è il difensore dei deboli in un momento in cui difendere i deboli non andava di moda. Sono disegni, ma è anche il segno di una memoria, di un ricordo. Sì, è il segno di una memoria legata a una forma d'amore, a una forma d'affetto. Per quando segui un pittore solo, lo abbracci, ne abbracci la sofferenza, ma ne abbracci anche il candore. E questa memoria di questo pittore che mi lega moltissimo alla memoria dei miei genitori. Memoria, sentimento. Viani era un uomo e come uomo era nel mondo con la testa, con il corpo, ma anche con l'anima, con i sentimenti, nel grottesco, nella caricatura e anche nella descrizione della sofferenza. Io sono molto fortunato perché ho avuto dei genitori che mi hanno insegnato a amare l'arte, a leggere oltre le righe, a guardare oltre i disegni e oltre i segni, e questa è una cosa che porterò per me, con me tutta la vita. Il TG Prato si ferma qui, auguri di buona Pasqua a tutti, buona serata e arrivederci.